E che c'entra tutto questo con i poteri telecinetici di Jordan? Niente, perché Jordan non è telecinetica. Allora spiegami il video della messa. Non posso, Castle, ma ti assicuro che presto lo farò. E che mi dici della morte di Madison? Scaraventata in aria come un fantoccio da una forza invisibile? Invisibile non significa che non ci fosse nessuno. La vera domanda che dovremmo farci è: che cosa ci faceva una 17enne con dei titoli del valore di 2 milioni e 300 mila dollari? Per questo, probabilmente è stata uccisa, non per opera di un assassino sensitivo. Forse dovremmo accettare di non essere d'accordo su questo e invece essere d'accordo su questo. Classifica delle 100 canzoni più romantiche di tutti i tempi. La nostra canzone potrebbe essere su quell'elenco. No, Castle, non sceglierò la nostra canzone da un elenco dove c'è anche Pour Some Sugar on Me dei Def Leppard. Quella canzone ha fatto nascere molte relazioni nei locali di striptease nel 1987. Ah, il 1987. Un anno in cui le Bengals ci hanno insegnato a camminare come un egiziano. Bon Jovi ci ha insegnato a vivere nient'altro che di preghiera. Eric Astley ci ha insegnato a ridere. Ti senti nostalgico dopo essere tornato indietro ai giorni in cui eri alla Faircroft? Sì, mi ha fatto uno strano effetto. Sembra tutto più piccolo, eppure è tutto uguale. Insomma, i corridoi sono gli stessi, il preside è lo stesso, ci sono gli stessi striscioni dei balli scolastici. Perché non sei andata al ballo di fine anno? Sono sicuro che una Beckett a 17 anni avesse molti giovani corteggiatori. Sì, solo che la ribelle Bex era troppo tosta per andare a uno stupido ballo. Così andai a una gara di poesia nell'East Village. È uno di quei momenti fondamentali che vorrei non essermi persa. Alle cose che ci siamo persi. E a quelle che abbiamo vissuto.